8 marzo 2002, 8 marzo 2012, a distanza di 10 anni dalla nascita della Casa Internazionale delle Donne, può fare un bilancio della vostra attività? Volentieri, è un bilancio difficile, nel senso che naturalmente è un bilancio di luci e ombre, di luci dovute alla incredibile creatività delle donne, alla loro tenacia, alla loro capacità di inventare servizi, analisi, pensiero critico, cultura, spettacoli, artigianato. Quindi questa casa ha ospitato in questi 10 anni delle esperienze e delle produzioni, delle elaborazioni di altissimo livello. Le ombre sono dovute alla situazione generale, alla difficoltà di questi 10 anni. Appunto, noi eravamo partite con gli esiti del movimento femminista e anche dal 70 fino ai primi anni 80 di una corrente che nel paese parlava di diritti, parlava di garanzie, parlava di dignità di lavoratori e lavoratrici. E nell'arco di questi anni, e in particolare nell'ultimo decennio, tutte queste nostre premesse, queste letture, queste attese condivise sono andate invece un po' inaridendosi, anzi sono state proprio soffocate dalla politica nazionale e anche dalle tematiche della politica internazionale, a cominciare dall'andamento della politica economica, ma anche le guerre. Abbiamo assistito al ritorno delle guerre, prima in Europa e poi nelle guerre postcoloniali, diciamo così. E quindi sono anni in cui appunto è venuto meno una speranza condivisa di poter cambiare il mondo, e nel nostro piccolo la casa ne risente, quindi è faticoso andare sempre controcorrente e poter proporre invece un pensiero critico alternativo. In 10 anni di attività, qual è stata la campagna, l'evento, anche il personaggio femminile che più l'ha colpita? Noi abbiamo ospitato nel corso di questi anni molti personaggi femminili significativi. Il primo nome che mi viene in mente è Shirin Ebadi, ma anche altre attiviste per i diritti umani e per la storia del femminismo. Domani la casa ospita un premio dedicato alla figura di Wangari Maathai, che è il premio Nobel per la sua difesa dell'ambiente. Quindi certamente questi nomi hanno segnato la casa, proprio perché sono venuti per lavorare con noi. È venuta Aminata Traoré, che è stata ministra del Mali e che tuttora è amica e è molto presente in tutte le politiche di cooperazione che non siano ripetitive di queste forme ormai asfittiche e inutili. Abbiamo partecipato a molte campagne, naturalmente, in primis le campagne in difesa della determinazione delle donne, quindi tutti i tentativi di attacco, per esempio la legge 194, ma anche i servizi di base per la salute delle donne, penso in questo momento ai consultori. Ci hanno visto presenti la casa, l'associazione della casa, insieme alle altre donne della città. E il contrasto alla violenza contro le donne, anche questo, diciamo, è uno dei temi su cui noi siamo veramente più impegnate da diversi anni. La casa, insieme a altre associazioni, ha in gestione una casa per donne in difficoltà a Valmontone, quindi abbiamo un'esperienza anche di curriculum su questa pratica, ed è una priorità proprio nei nostri impegni. Naturalmente c'è anche la campagna per una presenza diversa delle donne nel mondo, sia nella società che nelle istituzioni politiche, quindi la campagna per una rappresentanza che realmente rispetti il 50-50, da qui è partita questa campagna 50-50, ovunque si decide, che ha portato poi una serie di affermazioni ancora troppo deboli a mio modo di vedere, però di
di affermazione relativa alla dignità che questa rappresentanza delle donne sia effettiva e non una finzione, un'aggiunta, una rappresentanza proprio più maschile. E poi i temi della politica internazionale, in primis quello della pace naturalmente, siamo state impegnate sulla cooperazione, qui sono stati ospitati gli stati generali per la cooperazione, adesso questa è una voce che appunto a causa dei tagli è poco presente anche nei dibattiti di politica interna ed internazionale. Siamo presenti sul fronte della cultura, abbiamo ospitato spesso giovani artiste e anche artiste meno giovani e più prestigiose e siamo presenti anche in questa difesa delle voci libere della cultura rispetto ai tagli. Cosa c'è di diverso nel femminismo contemporaneo? Effettivamente casa vede due fasi. La fase del cura, il momento forte di un femminismo vivace e molto creativo. E noi abbiamo 10 anni appunto fino al 2001-2002, quando poi è stata consegnata in una forma diversa, in un rapporto tra quello che noi abbiamo definito il patto tra le donne del movimento e le donne delle istituzioni. E quindi c'è molto di diverso, anche se ovviamente non sono venute meno le premesse, non è venuta meno la radicalità del punto di vista femminista sul mondo e su noi stesse, però certamente le forme organizzative sono diverse, perché noi abbiamo voluto, appunto, abbiamo avuto questa casa in convenzione e paghiamo un affitto e realizziamo impresa, quindi è una sfida più difficile rispetto a un momento solo di movimento che corrispondeva anche a un'età analitica e più coerente appunto con il movimento. E questa è una sfida complessa, piena di contraddizioni naturalmente, difficile soprattutto in questi anni di crisi, per cui si fatica a mantenere i bilanci e a garantire appunto una correttezza fuori luogo, ma insomma di poter veramente dire tutte le aspettanze di una gestione trasparente e coerente. E appunto dal movimento femminismo diffuso, cioè il nuovo femminismo delle più aperto, anche altre radicalità e altri linguaggi, altri punti di vista. Cioè questo, tra due giorni ci sarà qui una lunga due giorni organizzata dalle giovani precarie che appunto dalla loro condizione esistenziale pongono un punto di vista critico sul presente che coinvolge non solo il diritto al lavoro ma anche l'impossibilità di essere se stesse nel desiderio di riprodursi, nel costruire relazioni, nel poter contare nelle varie situazioni della società. E quindi per alcune cose, alcune piccole conquiste ci sono a livello universitario corsi di Women's Studies, ci sono gruppi di riflessione, però secondo me è ancora troppo un fenomeno di nicchia, non è diventato un senso comune che i punti di vista sono quantomeno molteplici, che non c'è solo il discorso maschile che si presenta come neutro e in modo un po' arrogante e assolutista. 8 marzo 2022, tra 10 anni come si immagina il ruolo della donna all'interno della società? Non me lo immagino, ma mi auguro che sia più autorevole, più maggiore di quello di oggi naturalmente. E mi auguro che appunto proprio siano le donne a poter fare quei cambiamenti che oggi urlano nell'azione uomo-donna, e sia nell'economia capitalistica, sia nelle politiche sull'ambiente, sia sulle relazioni internazionali. Cioè se veramente la presenza delle donne a cambiare il segno di queste politiche, io sarei contenta se questa fosse la presenza delle donne al T2.
Ringrazio Francesca Cocca, buon lavoro.